gli stati di coscienza. Come prima, se vuoi prendere appunti, puoi farlo, se no ascolti semplicemente. Forse ti è capitato di sentire una frase di questo tipo: il mondo esteriore è un riflesso del mondo interno o interiore. Il mondo esteriore è un riflesso di quello interiore. Quanti di voi hanno già sentito un'affermazione di questo genere nella loro vita? Tanti, bene. Allora, la oneness, che è questa via di consapevolezza che ci ha donato molte, molte conoscenze e anche tanti bellissimi processi, e naturalmente il Diksha, che è lo strumento principe di questa via, dice così: tutti i problemi, tutti i nostri problemi, ciò che noi vediamo come un problema, ha la sua radice nel mondo interiore. Ogni problema che noi possiamo avere nella vita dipende dal nostro mondo interiore, anche se l'apparenza ci fa credere che non sia così. Sembra che i problemi siano fuori. Gli altri sono un problema, non certo io. Ma insomma, io vado bene così. Sì, vabbè, come tutti, c'ho i miei difetti. Però non posso essere io la causa dei miei problemi. Sicuramente il mondo, la società, i condizionamenti, non so, qualunque cosa, nel mondo esterno. Dio è il problema, dirà qualcuno. La società è un problema, dirà qualcun altro. Le religioni sono un problema. La politica è un problema. Qualunque cosa sia. Però sempre nel mondo esteriore, mai in quello interiore. Invece la Oneness dice che tutti i problemi, tutti i problemi, hanno questa radice nel nostro mondo interiore. Qual è allora questa radice? La radice è, come si accennava anche prima, il senso di separazione. Noi ci sentiamo disconnessi dalla vita, dalla natura, da ogni cosa. Ci sentiamo disconnessi con gli altri e disconnessi perfino in noi stessi, perché non siamo mai d'accordo dentro di noi. Abbiamo tanti conflitti. Vediamo meglio che cosa questo significa. Tutti noi, ognuno di noi, in ogni istante, si trova o in uno stato di conflitto oppure in uno stato di oneness. Oneness in inglese vuol dire unità, essere in unità, essere uno, non diviso, perciò non in conflitto. Quindi o ci troviamo in uno stato di conflitto, oppure l'opposto, in uno stato di unione, o oneness, come si dice, come noi diciamo. Quando ci troviamo in uno stato di conflitto, che cosa accade? Sperimentiamo irrequietezza, inquietudine. Non siamo mai contenti, soddisfatti, non siamo felici. Alcune parti di noi sono giuste, altre parti di noi, altri aspetti di noi, sono sbagliati. Ecco il conflitto interiore, perché alcune parti di noi ci sembrano buone, vanno bene, altre parti invece per niente, non vanno bene. Non le possiamo accettare, non le possiamo accogliere, sono sbagliate. Crediamo che siano sbagliate, le giudichiamo in questa maniera e dunque si crea un conflitto. Comprendete questo?
Chi crea questo conflitto? Il mondo? La società? Le religioni? La politica? Quello che volete? No? È chiaro che lo facciamo benissimo anche da soli. Se noi vivessimo in un mondo, non so, dove non ci sono religioni, dove non ci sono politici, nessun prete, nessun politico, potete immaginare un mondo simile? Ma sapete, c'è anche questo mondo ancora da qualche parte. Magari in certe società tribali, forse c'è ancora qualcosa che si è salvato da tutto questo. Va bene. Ma pure in quel mondo lì, il conflitto rimane. E le cose sono le stesse per tutti. La mente è uguale in ogni posto. Allora, c'è disaccordo in noi. Non vi è pace e vi è un grande dispendio energetico, perché vedete, quello stato di conflitto, quella situazione interiore di conflitto costante consuma un sacco di energia. Vi ricordate quando prima parlavamo di questo canietto o dei bambini? Diciamo, come mai sono così vitali queste creature? Come fanno ad avere tutta quell'energia? Ma sono così piccole. Secondo logica dovremmo pensare, noi siamo più grandi, siamo degli esseri adulti, e non siamo dei cani, siamo più grandi, fatti in un modo diverso, dovremmo avere in proporzione più energia. E invece non è così, come mai? Ma perché quell'energia viene letteralmente consumata in quel conflitto quasi tutto il tempo della nostra vita. E quindi la nostra vita ci appare piuttosto mediocre, il più delle volte ci appare anche un po' misera, molto insoddisfacente. Quanti di voi hanno pensato di farla finita segretamente? Hanno pensato di farla finita. Posso dirvi che l'ho pensato tantissime volte, ma proprio tante, tante volte. Già da piccolo, beh, non proprio così piccolo, ma insomma, da ragazzino. Sono un caso clinico? Io so che non è così. Tutti l'abbiamo pensato innumerevoli volte, perché soffrivamo di quel senso di separazione che crea uno stato di conflitto quasi permanente nella nostra vita. E questa cosa qui è l'opposto del risveglio. Risvegliarsi vuol dire sperimentare invece uno stato di oneness, almeno un po' più frequentemente, dipende dal livello di risveglio. Quando è un alto livello di risveglio, allora quello stato c'è quasi tutto il tempo, e quando si è proprio illuminati, lo stato è presente sempre, sempre, costantemente, giorno e notte. Stato di oneness. Che cos'è uno stato di oneness? Sperimentiamo armonia. Scrivete se prendete appunti. Scrivete anche quello. Chi vive in uno stato di oneness, quando sperimentiamo, anche per brevi istanti della nostra vita, uno stato di unione, abbiamo più armonia, più accettazione, più pace, amore. Entriamo più facilmente in connessione con quanto ci circonda. Ed in pratica siamo più empatici, proprio come lo sono gli animali, i bambini. Guardate loro come stanno facendo. Possiamo accettarci, possiamo accettare anche di più gli altri. Possiamo vedere nella natura, nelle cose di tutti i giorni, una presenza, un'energia, un qualcosa che rende vive tutte le cose. Possiamo averne una percezione intuitiva, come qualsiasi bambino ce l'ha. I bambini sono capaci di parlare con gli alberi, non solo con gli animali, anche con le piante, con i fiori, con le nuvole, con degli oggetti che noi consideriamo del tutto inanimati, senza vita. Pazienza, una pianta, sappiamo che è viva, certo. Noi crediamo che non sia intelligente, che non sia cosciente, ma un bambino intuitivamente sa che non è così. Non è soltanto vivo, è cosciente, ha coscienza. E perfino un oggetto per un bambino magari ce l'ha. È incredibile. A noi sembra assurdo. Cioè, ma come è possibile? Già,
non hai la percezione che è un bambino, ma a te piacerebbe averla, perché vedi quanto sono felici, quanto possono essere gioiosi i bambini, senza il peso di quelle inutili credenze o limitazioni della mente. Cominciate a capire un po' il discorso che abbiamo iniziato da questa mattina, sì o no? E allora, a seconda di quanto duri l'uno o l'altro stato di coscienza, perché semplificando sono solo questi due, stato di conflitto oppure di guantes, a seconda di quanto duri l'uno o l'altro di questi due, dipende la qualità della nostra vita. Divisione e conflitto, oppure unità e amore. Come ti piacerebbe vivere? Lo scopo degli insegnamenti, dei metodi, della Oneness University, di questo corso, di tutte le cose che facciamo, è di portarci sempre di più in uno stato di unione, appunto di oneness. E allora devi cominciare a vedere questa cosa. Che il tuo mondo esteriore non è altro che un riflesso del tuo mondo interiore, ovvero di ciò che senti dentro di te e ciò che credi dentro di te. Le tue credenze più radicate, i tuoi convincimenti più profondi, dei quali di solito non sei cosciente, in psicologia si parla di programmi mentali o condizionamenti, e ciò che tu senti creano letteralmente la tua esperienza della vita in ogni momento. Quindi ciò che vedi fuori è un riflesso di ciò che senti dentro di te. Ed in pratica, se vuoi scrivere in questo modo, è abbastanza carino, noi non vediamo le cose come sono, ma come siamo. Dicevi prima una cosa simile. Noi vediamo le cose non come sono realmente, ma come ce le immaginiamo, come pensiamo che siano, come crediamo che siano. Adesso, per favore, riprendi il tuo foglio degli esercizi, chiamiamolo così, prendilo un altro, se ne hai tanti o non so, se ti servono altri fogli, qui ne abbiamo anche altre penne. Se non dovessi scrivere bene quello che hai, prendi quello che ti serve, perché potrai scrivere anche tanto se ti fa piacere, ma sicuramente scriverai per questi esercizi come quello di adesso. Per favore prenditi qualche momento, tieni il foglio, la penna davanti a te, ma chiudi gli occhi ora. E cerca di individuare in quale stato di coscienza, se di conflitto o di oneness, passi la maggior parte del tuo tempo, nelle tue giornate. Respira un pochino più profondamente, se puoi, fai respiri un po' più lunghi. E senti con sincerità, cerca di vedere, di scoprire nel modo più onesto possibile con te stesso la maggior parte del tuo tempo lo passi in uno stato di divisione, di conflitto, di disconnessione con te stesso, con gli altri, con l'ambiente, oppure in uno stato di unione, di connessione, cosa che ti fa sentire la pace, l'amore, l'armonia. Ecco, con molta onestà scriverai sul tuo foglio il risultato della tua indagine.
io passo la maggior parte del mio tempo in quale di questi due? E lo scriverei. Quando l'avrei fatto? Quando l'avrei sentito bene, con chiarezza? Perché devi vederlo da te, con i tuoi occhi. Non basta che te lo dica io. Se te lo dico o te lo dice qualcun altro, lo leggi, non serve a niente. Devi vederlo. Ma adesso cerca di restare ancora qui. Sei scritto questa cosa che ti chiedevo. Adesso cerca anche di sentire con questo stato abituale di coscienza. Quali risultati hai avuto nella tua vita? Ovvero, cerca di vedere, di sentire come questo stato di coscienza abituale per te abbia influenzato, per esempio, la tua salute, anche il tuo benessere economico, la tua prosperità, le tue relazioni, qualunque cosa, qualunque aspetto della tua vita. Secondo te, quanto ha influenzato queste diverse sfere della tua esistenza? Cerca di vederlo, di sentirlo, soprattutto. Di averne cioè l'emozione, contempla quanto questo stato può aver influenzato tutto questo. Averti fatto anche compiere scelte, prendere decisioni, che magari poi non si sono rivelate così positive, così benefiche. Indovinate quale stato di coscienza vive abitualmente questo essere. Gli animali sono proprio come dei bambini. E secondo me esistono proprio per ricordarci quando non siamo più bambini che cosa vuol dire. E scrivi anche questa cosa che hai scoperto adesso, appena hai una percezione, appena senti qualcosa, scrivi come ha influenzato la tua vita, ogni cosa, relazioni, il lavoro, la salute, vivere, sperimentare tutto il tempo, quasi tutto il tempo, per gran parte del tempo, quello stato di coscienza.